Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Sono molto contento questa sera di avere ospite con noi due persone a cui non speravo mai minimamente di riuscire a portare qua sul canale. Per questo voglio ringraziare la signora Simona Empoli, che ha coordinato tutto il lavoro con il gruppo Macro per riuscire a concludere, insomma, portare a compimento questa serata. Vi presento subito Edoardo Zarelli, che è il fondatore del gruppo Arianna Editrice, e sarà lui a presentarvi l'ospite della serata. Edoardo, intanto grazie, ciao, buonasera. Buonasera. Gentilissimo per aver accettato il nostro invito. Allora, grazie, Edoardo, so che voi avete un ottimo, eccezionale repertorio di testi, tutti assolutamente centrati su quella che è l'attualità. Questa sera chiedo a te che cosa ci proponete. Allora, buonasera ancora, grazie molte per la ospitalità. Questa sera, tramite un nostro autore molto caro, che si chiama Salvo Ardizzone, che è un analista geopolitico, in particolar modo con una proiezione sul Mediterraneo e il Medio ed Estremo Oriente, con il quale abbiamo realizzato un volume, la prima parte di un'opera complessa che uscirà nelle sue parti successive in divenire, ma già il primo volume è disponibile sul Medio Oriente. Sul Medio Oriente Salvo Ardizzone d'altronde informa in maniera non scontata e non conformista da anni, curando il Faro sul Mondo, a cui rimando i nostri ascoltatori se vogliono approfondire appunto su questi temi, ma poi eventualmente se ne parlerà anche successivamente. E l'occasione, diciamo, rispetto al volume in realtà è di adoperare anche diciamo così il testo e i testi che verranno, perché in realtà vorremmo offrire come dire, anche qui in maniera non scontata, una lettura degli eventi in corso, i drammatici, tragici eventi in corso in merito al conflitto in Ucraina, però visto appunto al di fuori, diciamo così, della sfera autoreferenziale, autistica dell'Occidente. Alcuni hanno avuto l'ardore e l'ardire di provare a interpretare quello che sta accadendo un po' al di fuori invece del canoneggiamento veramente propagandistico che inibisce, impedisce non solo un pensiero critico ma anche interpretativo, considerando appunto il fatto che oggi come oggi il mondo è molto più complesso di come l'Occidente tende appunto a rappresentarselo. E quindi l'occasione di stasera credo sia veramente ghiotta, sia per la qualità dell'analista e del relatore, e sia appunto perché vorremmo, nel tempo a disposizione, senza essere boriosi e presuntuosi, provare un po' a far vedere l'evento in corso con una dimensione stereoscopica, insomma, di come il resto del mondo vede gli eventi e rispetto a questi eventi, quindi, quali potrebbero essere implicazioni e anche, come dire, conseguenze che sono meno scontate di quanto si potrebbe, ripeto, immaginare, viste esclusivamente dai nostri mezzi visti tramite i nostri mezzi di comunicazione e l'impostazione molto spesso appunto ideologico-propagandistica che li caratterizza. Allora andiamoci a conoscere Salvo. Salvo, buonasera, intanto grazie, buonasera, di aver accettato il nostro invito, siamo felici, grazie, di averti qua. E raccontaci un po', allora, a voi la palla per cominciare a fare un po' di approfondimento sul tema di questa sera. Beh, abbiamo detto che il discorso ucraino è come questa crisi può impattare nel resto del mondo. Per prima cosa non si tratta affatto di una crisi che sia una crisi regionale o locale o un semplice scontro limitato fra Ucraina, Russia o paesi europei e Russia o Stati Uniti per interposto Ucraina e Russia. In realtà questo scontro
ha radici molto più antiche. Per comprendere realmente la portata, si tratta di andare un attimo indietro e dare un'occhiata complessiva. Nel 1945 c'erano due superpotenze che si dividevano il mondo. Nel 91, per suicidio di una di esse, non per vittoria, ma per suicidio dell'Unione Sovietica, la superpotenza è divenuta una. E da quel momento in poi, essa ha prodotto, dal 1991 in poi, un tentativo di supremazia globale. Il liberismo è divenuto l'unica dottrina accettata e l'unico modello di sviluppo che era possibile. O quantomeno ritenuto possibile, negando legittimazione a tutto ciò che era diverso da esso. In pratica, gli Stati Uniti da quel momento per decenni, sfruttando quella bufala della fine della storia, che tante volte ripetuta ha rischiato di autoavverarsi, per essere ripetuta tantissime volte, e tanta gente ci ha creduto, hanno ritenuto di gestire il mondo a piacimento, dando inizio a un ciclo di guerre, di distruzioni e occupazione di paesi. Ci abbraccio semplicemente: nel 93 l'Iraq, nel 99 la Serbia, nel 2001 l'Afghanistan, nel 2003 ancora l'Iraq, oppure esportando crisi a ripetizione, scaricando i propri problemi interni economici, come con la Lehman Brothers, scaricando i costi su tutto il mondo, bullizzando le economie globali con ricatto di sanzioni qualora qualche paese non riteneva di assoggettarsi agli Stati Uniti. In questo meccanismo, riguardando al concetto di Occidente, che oggi è sulla bocca di tutti, si tratta di un concetto profondamente usurpato, che gli Stati Uniti hanno usurpato nel 1945, quando sono divenuti gli unici egemoni da questa parte. E hanno usurpato questo concetto perché loro non sono affatto Occidente. Come diceva Carl Schmitt, loro erano grande spazio atlantico insieme al Canada e all'Inghilterra. L'hanno usurpato per due ordini di ragioni: uno, per poter legare meglio quello che era divenuta la provincia più splendente e più importante di quello che era il loro nuovo impero. E secondo, per il fortissimo potere evocativo di questo concetto Occidente. Ebbene, a questo punto, in questo concetto di Occidente, loro cosa hanno fatto? Hanno semplicemente lanciato dal 1991 una crociata contro il resto del mondo, cercando di instaurare un unico sistema di predominio con un unico sistema politico, economico, militare, che si è tradotto in una serie di azioni dappertutto. L'Europa è rimasta succube di questo dominio più e prima delle altre, rinchiuso in una doppia gabbia: la NATO per quello che riguardava il profilo militare, l'Unione Europea, che era nata per ben altre cose, per come è stato concesso di svilupparsi e adattarsi, è stata una seconda gabbia, e lo stiamo vedendo proprio ai giorni nostri, come si sta dimostrando, da un punto di vista politico-economico. Ma mentre questo accadeva, il resto del mondo cambiava. E cambiava in maniera estremamente radicale, perché vi si sviluppavano altri modelli, altre nazioni, altri poli, nella direzione di un mondo multipolare, che via via si andava sviluppando. La NATO e l'Unione Europea sono stati lanciati dagli Stati Uniti non a caso, a partire dalla fine del secolo scorso, in un ampliamento verso est, non a caso, perché si trattava, uno, di diluire quelle che erano le caratteristiche peculiari dell'antico aggregazione dell'Occidente come era inteso, secondo e fondamentale, quello di andare a portare i confini di questa nuova pseudociviltà fino a dentro quelli che erano i confini di quello che era l'antico competitor, la Russia. A questo punto, mentre il resto del mondo cambiava e continuava a cambiare, questo meccanismo nei decenni via via ha cominciato a mostrare crepe, crepe economiche, crepe politiche, crepe militari.
E sempre più paesi cominciavano a riconoscere meno quello che era il sistema unico, il pensiero unico, l'unico metro per misurare tutto e tutti. Per cui, quando gli Stati Uniti decidono di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino, dando fondo alle ultime risorse degli europei, perché di questo si parla oggi, non è altro che un episodio del tentativo di un sistema di potere che voleva essere globale e che non è riuscito a essere globale, di affrontare uno dei suoi competitor. E in questo momento non c'è solo la Russia come competitor, a parte la Cina di cui si parla sempre, Certo. ma come altro polo c'è l'India, per esempio. E ci sono tanti altri paesi che stanno sorgendo, penso all'Indonesia, al Brasile e ad altri ancora, Certo. che in un modo o nell'altro vengono imbrigliati. Ora, questo sistema di dominio che si pretende globale si è andato a stratificare e a organizzare nei vari quadranti di mondo in maniera diversa e in tempi diversi. Quando parliamo del Medio Oriente, è il quadrante di mondo in cui forse prima che in altri, anzi sicuramente prima che in altri, si è andata ad articolare nel 1945, quando allora presidente Roosevelt, tornando da Yalta, incontrò Abdulaziz al-Saud, il re dell'Arabia Saudita, e sull'incrociatore 15 del Mar Rosso andò a stabilire il grande patto, energia in cambio di sicurezza. Un patto che, declinato in svariate maniere con svariati altri attori che si sono affiancati, ha stabilito una cupola e un sistema di dominio su tutto il Medio Oriente. Le guerre successive che si sono andate ad affermare successivamente sono tutte date, originate direttamente o indirettamente, dal cozzo, dalle popolazioni che volevano, o dai sistemi politici che volevano scrollarsi addosso questo predominio, e quei sistemi politici che invece volevano continuare ad affermarlo in un meccanismo che io ho definito come un neologismo nel libro Fronte dell'oppressione, che affianca gli Stati Uniti, che sono il frontman di questo fronte, di volta in volta altri stati come Israele e altro. Quello che è importante, che fa, diciamo, rende specifico questo quadrante di mondo, e che in esso, a differenza che in altre parti, è sorta una dottrina e un fronte politico che efficacemente non solo sta contrastando questo sistema di dominio e di assoggettamento delle popolazioni, ma sta avendo anche successo, ed è la rivoluzione islamica ed è l'asse della resistenza. Perché in questo quadrante, dal 1979, nel libro, quello che è uscito adesso, che è già uscito a ottobre, questo lo vado a snocciolare. In effetti, tutti i conflitti, tutte le crisi, direttamente o indirettamente, afferiscono a questo doppio movimento, doppio cozzo: da un lato, popolazioni che tendono a liberarsi e a volersi liberare, e dall'altro, la pervicace, pertinace resistenza di chi vuole mantenere un assoggettamento. Per cui i contraccolpi che avvengono dalla crisi ucraina e come viene percepita laggiù non sono altro che la prosecuzione di ciò che avviene già in Medio Oriente, adesso in Europa. Voglio inserirmi, Salvo, così creiamo un. Provo a scattare un'istantanea, appunto, come ho detto prima, stereoscopica, al di fuori del contesto europeo-occidentale e, come hai ben descritto, di subalternità atlantica. La metto in maniera molto spiccia, però qualche mese fa abbiamo visto il ritiro drammatico dall'Afghanistan degli Stati Uniti e dei suoi alleati dopo 20 passanni di conflitto non solo infruttuoso. La Russia in questo conflitto, che appunto siccome ci è presentato in maniera quantomeno unilaterale, viene
L'oggetto primo e poi secondario, quello della neutralizzazione rispetto alla partecipazione alla NATO, però il Donbass con l'arrivo delle truppe russe a Mariupol, eccetera, eccetera, sul mare d'Azov, al momento la vede rispetto all'obiettivo primario di fatto quasi o parzialmente realizzato. La Cina che prima si citava. La Cina che firma un trattato di sicurezza con le isole Salomone, ed entro poi nel tuo campo specifico, i sauditi e i cinesi che pensano di usare lo yuan per le transazioni Accordo del dollaro. petrolifere, i sauditi neanche più che rispondono al telefono a Biden, Hai all'amministrazione americana, eliminato. perché Biden è assolutamente, come dire, come abbiamo Squalificato. constatato, né più né meno che un prestatore d'immagine, no? Rispetto al cosiddetto deep state, allo stato profondo e alle sue politiche. La Repubblica Islamica dell'Iran, adesso tu sei più ovviamente puntuale, ma io direi che è stato un mese fa che ha, come dire, ha bombardato letteralmente strutture di addestramento del Mossad in Iraq. Del I Kurdistan. talebani che proibiscono la coltivazione dell'oppio in Afghanistan dopo che negli anni di occupazione occidentale era sestuplicata la Sì. quantità di sostanza psicotropa, poi ovviamente irrorata sui mercati mondiali. Ma andiamo anche poi al voto che c'è stato, per quanto possa valere, insomma, all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Se noi andiamo a vedere i voti consenzienti o neutrali, rispetto agli avvenimenti in Ucraina, vediamo che sono minori di quantità per stati, ma maggiori per popolazioni. Assolutamente sì. No, Se non vado errato, nel senso che tu chiaramente assolutamente poi sì. Sono circa, se si mettono insieme i soggetti che si sono astenuti e o hanno votato contrario e in ogni caso si sono rifiutati di porre le sanzioni, c'è una netta maggioranza di Netta popolazione maggioranza. mondiale. Netta maggioranza. Abbiamo dei soggetti come India, come Cina, come, e tanti altri stati a seguire che nella realtà delle cose, anche il Brasile e anche altri, si sono rifiutati di applicare le sanzioni. Dicono no, non ci sta bene sacrificarci per voi. E difatti gli accordi per quanto riguarda le risorse naturali e il loro trasferimento in merito a queste realtà che stiamo citando, poi in particolar modo l'India e la Cina, appunto, non solo sono confortati e confermati, ma addirittura moltiplicati nelle loro quantità. Ecco, proprio in questa maniera, no? Che mi ripeto in maniera molto sommaria, andiamo proprio sullo stretto a questo punto del Medio Oriente, perché poi il tuo libro è legato al Medio Oriente, però stasera proviamo a vedere questo Medio Oriente rispetto a questa frastagliata situazione. E la Russia, correggimi, aveva ottimi rapporti con i principali attori mediorientali, direi che in buona parte continua a mantenerli. Ottimi storici con Israele, dato che come sappiamo c'è una minoranza molto significativa presente in Israele, una coincidenza di interessi per quanto spesso con striature con la Turchia, no? Perché striature legate al rapporto poi nel conflitto in Siria, buoni rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran. Ecco, andando avanti quindi nella tua esposizione, visto che l'hai impostata storicamente, la guerra ucraina quali modificazioni comporterà, diciamo, nella sfera medio ed estremo orientale rispetto Molto ai soggetti interessante. principali del conflitto? Allora, tu hai ben detto che Israele ha degli storici rapporti con la Russia, che non sono soltanto dettati da una fortissima minoranza russa, in Israele, dove esistono partiti di soggetti proprio Lieberman, è il capo di un partito, che è vitale per l'attuale, per gli attuali. Tutti i governi che si sono succeduti, che rappresenta i russi,
di etnia russa trasferiti in Israele e così via. Ma ripeto, non è soltanto un fatto di popolazione o culturale o quello che sia ad essere, o semplicemente per le radici ashkenazite che costituiscono un fondamentale asse dello Stato israeliano, bensì il fatto che l'establishment israeliano è strettamente connesso all'establishment russo attraverso comuni rapporti di interesse rappresentati proprio da quello che è l'establishment ashkenazita. Gli ashkenaziti sono gli ebrei della parte orientale europea che poi si sono trasferiti anche in Israele. Questi storici rapporti, tuttavia, stanno entrando in forte tensione e stanno entrando in forte tensione per una ragione semplice. Come abbiamo detto, gli Stati Uniti in questo momento sono scesi in conflitto per definire quello che può essere e dovrà essere la connotazione futura e quindi vogliono a tutti i costi eliminare uno dei propri competitor, la Russia. In questo non sono disponibili a concedere autonomia agli altri, anche lo stesso Israele, che ha sempre avuto un'enorme autonomia a questo punto, è costretto a una scelta di campo, che gli sta molto stretta, ma a cui è forzato per necessità di cose. Questa cosa già si è cominciata a maturare, intanto in una serie di votazioni all'ONU da parte di Israele che ha condannato la Russia. La Russia l'ha presa piuttosto male e ha dato già due fortissimi segnali, anzi tre si può dire. Il primo, che è passato sotto silenzio dai commentatori perché non ne hanno percepito la dimensione, è dato dal fatto che finora ha permesso sistematici attacchi in Siria, malgrado la Siria sia totalmente coperta da una bolla A2 e AC, anti-access area denial. Praticamente è totalmente controllato il cielo siriano dai russi nella loro zona di Maymin e sulla parte settentrionale della Siria. Per la prima volta hanno cominciato a illuminare con i radar gli aerei per dirci: attenzione, ti sto illuminando, e a darne notizia diretta in tempo reale alle difese siriane. Primo segnale. Secondo segnale è stato quando hanno dichiarato ufficialmente, a seguito dei ripetuti voti all'ONU dissonanti da parte degli israeliani, hanno tirato fuori il discorso del trattamento ignobile e iniquo che essi stanno facendo da sempre nei confronti dei palestinesi, dicendo: proprio voi parlate in questa maniera così. Terza cosa, terzo avviso che è stato un brutale avviso che è stato dato da parte del Ministero della Difesa russo nei confronti di Israele, dicendo che ci saranno gravi conseguenze qualora Israele andrà a portare materiale militare in Ucraina. E qui bisogna fare una parentesi. Israele in Ucraina c'è di casa, c'è sempre stato da decenni, ha avuto e ha collaborazioni fortissime sia con l'intelligence ucraino sia con l'industria di difesa ucraina. Dire questo significa: fai una scelta di campo o con noi o con loro. A questo punto le conseguenze, diciamo, sono aperte. Perché la Russia in questo momento non si può permettere in nessun modo di giostrarci, sta combattendo la battaglia esistenziale della vita per la Russia. E quindi è una posizione estremamente rilevante. E questa avrebbe ripercussioni enormi in tutto il Medio Oriente nei confronti di Israele, sia in Siria sia in Palestina. Ma non solo lì. Se noi andiamo a vedere la Turchia che ha, come dire, per una questione di coincidenza di interessi, instaurato una serie di rapporti, talvolta di accordo, talvolta conflittuali con la Russia, trovando o accomodamenti o aree di non intervento, non solo in Siria, ma non dimentichiamo anche in Libia. E anche lei, che in questo momento sta cercando di approfittare della situazione, della distrazione russa, fra virgolette, per sistemarsi le questioni nel Kurdistan, è da poco che ha lanciato una nuova offensiva, una delle nuove offensive artiglio
questa sarà la quinta, credo. Hanno cominciato nel 2018 e adesso la quinta. Sta cercando di sfruttare la circostanza e la situazione, ma anche in questo, così come ha cercato di sfruttarla nel Caucaso, nella guerra contro l'Armenia per il Nagorno-Karabakh. E la situazione anche lì è molto delicata, perché lì va a toccare anche gli interessi iraniani. Non a caso in Azerbaigian ci sono tutta una serie di basi instaurate da Israele che ha aiutato notevolmente l'Azerbaigian. Quindi ci saranno anche qui una serie di sconvolgimenti non da poco, dei precedenti assetti. E non abbiamo finito perché possiamo continuare con il discorso a proposito dell'Egitto e possiamo continuare con il discorso a proposito del gas del Medio Oriente. Quello che Ascolta, avverrà Salvo, a proposito del probabilmente. gas, proprio perché insomma il quadro che hai dato è molto chiaro dal punto di vista Scusami, giuridico. c'era soltanto una notazione con cui volevo concludere Dimmi, degli dimmi. studi che a mio avviso ci saranno sicuramente. L'unica forza geopolitica che ha da sempre, senza ambiguità, lo stesso attuale avversario della Russia è l'Iran e l'asse della resistenza nel suo complesso. Di conseguenza, quello che era già un certo tipo di coincidenza di interessi nell'area siriana e medio orientale in genere, e quindi anche nel Caucaso, verrà fortissimamente rafforzata perché nelle cose, secondo il concetto che il nemico del mio nemico è il mio amico. Amico, certo. Mi stavi dicendo. Niente, volevo farti ovviamente un passaggio di parola e di concetto, ovviamente rispetto a come dire, al minimo comune denominatore in merito alla descrizione degli equilibri geopolitici che passano per il Medio Oriente, che è la questione energetica. La questione energetica è determinante lì, ma è determinante ovviamente anche come passaggio di riverbero sulla condizione del conflitto che coinvolge la Russia con l'Ucraina. D'altronde, come dire, il conflitto oramai è aperto da quasi 2 mesi, da un mese e mezzo. Le famose sanzioni avrebbero dovuto far collassare la Russia, cosa che assolutamente si dimostrano i fatti che non è. E in particolar modo rispetto al rovesciamento energetico, non solo non è interrotto al momento, comunque nella situazione poi molto diversificata delle singole potenze europee in merito alle loro fonti di approvvigionamento, ma come si diceva prima, per quanto riguarda la Russia, con il versante orientale che apre tra l'altro su quella parte di mondo vitalisticamente, anagraficamente in crescita e che quindi praticamente garantirà l'afflusso, diciamo così, di questo tipo di approvvigionamenti sia in gas che in petrolio. Ma andiamo sul tuo campo a riverbero, cioè il Medio Oriente. Nel Medio Oriente la questione della guerra ucraina come può incidere non solo nelle, come dire, tradizionali relazioni di egemonia statunitense, atlantica, con i paesi del Golfo e più in generale dal punto di vista appunto di tutti i protagonisti in merito al quadro geoenergetico. Qual è la descrizione che ci puoi fare di questo conflitto e le sue ripercussioni in merito a fonti primarie, comunque per quanto riguarda il modo di produzione capitalistico a livello mondiale? Sì, allora volevo ricordare ai nostri ospiti che noi abbiamo caricato in regia una serie di cartine che ci possono aiutare anche nella comprensione di quanto Salvo sta per esporre, quindi se ti serve qualcuna di quelle immagini a corredo della tua narrazione, chiedimela Diciamo, ecco, a pure. questo punto, per adesso quella diciamo, del Medio Oriente, intanto, del Golfo, perché Ok. Ok. stiamo parlando soprattutto dell'area del Golfo del Medio Oriente. Allora, come dicevamo, il problema energetico è andato, che c'era da prima che scoppiasse la guerra, è andato a impattare attualmente, con tutti i problemi delle sanzioni e così via, in quello che si può definire una tempesta perfetta.
quando si parla di questo si fa parecchia confusione. Questa appunto è l'area del Mediterraneo orientale, che è un'area cruciale, ancora solo in parte definita, e che è motivo di gran parte delle posizio dei posizionamenti israeliani, egiziani, turchi, che tutti stanno cercando di poter sfruttare per portare questo gas in Europa. E questo è il problema. Noi dobbiamo scindere questo problema in due parti, quello che è sul Golfo e dal Golfo verso l'Europa. L'origine del problema qual è? L'origine del problema è dato da un'area che era definita premium, a livello internazionale dei mercati per petrolio e gas, che era l'Europa, e un'altra serie di aree cosiddette emergenti. L'area cosiddetta premium, l'Europa, già da tempo era considerata non idonea a investimenti futuri. Mi spiego meglio, i contratti di petrolio e gas, sono di due tipi, a medio-lungo termine, in funzione dei quali vengono fatti gli investimenti per coltivare i campi petroliferi o gassieri, che non sono dei rubinetti che si aprono e si chiudono, e quelli spot. C'è un'enorme differenza economica e di prezzo. I contratti poliennali sono molto, molto più convenienti perché chi li sottoscrive, paese produttore, sa di poter contare su un certo tipo di introito nel tempo e di conseguenza va a razionalizzare quelle che sono i propri investimenti relativamente alla coltivazione dei campi e così via. L'Europa ha, per una questione di diciamo passaggio al green, al verde, B, per una questione di risparmio energetico generalizzato, è stata da tempo considerata un mercato che non ha futuro. Viceversa, i mercati come quello indiano, cinese, brasiliano e di tante altre parti del mondo, ci metto l'Indonesia, ci metto tanti altri mercati, viceversa, sono completamente diversi e sono dei mercati in crescita. Altra cosa che si deve considerare tra chi parla e va in giro per il mondo dicendo di prendere gas o piuttosto petrolio è che non è affatto vero che tutto il petrolio sia uguale. Gli Stati Uniti, per esempio, anche se sono esportatori netti, lo sono diventati con lo Shell Oil e lo Shell Gas, in realtà sono costretti necessariamente a importare, perché lo Shell è un tipo di petrolio che non può essere di greggio, che non può essere mescolato all'altro, perché è molto più leggero rispetto al loro petrolio tradizionale, che è molto pesante, e tutta la sua infrastruttura di raffinazione tradizionale da sempre è basata su un petrolio pesante, che non, di conseguenza non può raffinare il petrolio leggero. È necessario tagliarla. E quindi deve necessariamente continuare a importare prodotto per tagliarlo e raffinarlo. Quindi non è così semplice. E due cose fondamentali da tenere presente, e poi una volta avuto chiaro questo si può parlare del resto. Petrolio e gas ce n'è un'infinità nel mondo, uno sfracello. Il problema è farlo arrivare da qualche parte. Sì. Non è solo una questione di trasporto come nel petrolio che ci sono le petroliere, eccetera. Come dicevo, si tratta di vedere quali sono i punti dove si può fare arrivare e raffinare in maniera adeguata quel petrolio. La seconda cosa è che il mercato del petrolio si basa su equilibri assolutamente instabili e che vengono raggiunti nell'ordine delle 400-500 mila barili di petrolio al giorno, in più, in meno, per tenere determinato tipo di equilibrio. Quando si tiene conto che la Russia, che si vuole espungere dal mercato, levarla via, ne produce giornalmente 10 milioni e mezzo, di cui fino a 7 per l'esportazione, si definisce e si dice implicitamente che non la si può levare dal mercato, perché altrimenti il barile da oltre 100 dollari a cui è arrivata adesso, salta via a 180, 200 200, dollari. certo. Perché, semplicemente perché non c'è, cioè non è disponibile, no che non c'è, perché i campi non sono stati coltivati, non sono state tarate tutte le produzioni,
non è stato riassestato tutta la catena di distribuzione. Se questo è vero per il petrolio, per il gas è molto più complesso. Se guardiamo semplicemente all'Europa per quello che noi dovremmo sostituire da 155 a 170 miliardi di metri cubi l'anno, tenuto conto che noi abbiamo una disponibilità, cioè, il gas può arrivare in due maniere, o gas liquefatto o il gas nel tubo, Sì. nel gasdotto. Ebbene, i gasdotti vengono nella stragrande maggioranza, lo Stream, lo Yamal e gli Sì. altri, vengono dalla Russia. Quelli che vengono Algeria per dal sud, come la stessa Libia col Green Stream e via dicendo, per esempio, ha già detto che non ne può fornire perché Eni sta sospendendo le produzioni, non perché non ci sia il gas, ma per le condizioni ambientali che glielo vietano. Lo stesso petrolio, lo stesso gas algerino, tanto conclamato, 9 miliardi, ma 9 miliardi quando? Fra 3 anni? Perché il gas non è un rubinetto che si apre, si chiude, fa il pozzo e Certo. via con l'acqua, non è così. Sì. La stessa TAP potrà dare 2-3 miliardi in più, mettendo al massimo. Si passa al gas liquefatto, su cui gli Stati Uniti hanno fatto un'enorme pressione per averlo, dicendo: risolviamo noi tutto quanto. Sì, su un fabbisogno di 155-170 miliardi, loro sono disponibili alla fine dell'anno prossimo a darne 15, di un gas enormemente più costoso. Certo. E si parla di non del 10, 20, 30% più costoso, ma molto di più. Sì, E fermati un molto attimo, Salvo, inquinante. scusami, fermati un attimo, Salvo. Interessantissimi gli scenari che ci stai facendo scorgere, naturalmente ci portano su tutt'altra realtà e volevo chiedere a questo punto a Edoardo come mai la comunicazione in Italia non si occupa completamente di questi temi. Cioè le cose che stiamo in qualche maniera cominciando a intravedere questa sera sono completamente fuori dal circuito mainstream. Cosa sta succedendo alla comunicazione? Tu che ti E occupi mi nello permetto specifico di questo. di buttare un'altra cosa. Sì. Quando si parla di gas, l'unico che può arrivare, perché per fare un gasdotto ci vogliono anni e diversi anni, e si parla di gas liquefatto. Sì. Sì. In Europa ci sono in tutto 210, la potenzialità per 210 miliardi di liquefazione di metri cubi. Ma l'articolazione di tutto questo. L'articolazione di tutto questo impedisce di fatto la possibilità di sostituire questo gas, cioè quando dicono sostituiremo il gas andandolo a prendere in giro, dicono una bufala. Sì. Non è vero, non è possibile. Ma siccome Quindi l'abbiamo l'Europa capito. deve scongiurare metanodotto per metanodotto e stabilimento di rigassificazione per stabilimento di rigassificazione uno per uno, tenendo conto che in ogni caso quello che verrà costerà infinitamente di più. Sì, abbiamo visto insomma ultimamente anche non la mancata approvazione per il collaudo del Nord Stream 2, no? Che doveva portare il gas Altra follia. Altra follia. Appunto, ma io mi chiedo cosa sta succedendo alla comunicazione in Italia? Perché tutti questi argomenti, tutti questi scenari in qualche maniera non vengono resi disponibili all'attenzione dell'opinione pubblica? Edoardo, dal punto di vista della comunicazione, quanto siamo indietro? Siamo indietro perché la comunicazione non è tale, nel senso che nel momento in cui dovrebbe esprimere in termini di informazione la possibilità di analizzare, interpretare nella libera formazione dell'opinione pubblica, questo in Occidente e direi in particolar modo nel nostro paese, che è uno dei paesi più subalterni rispetto alla resa non solo di questi temi, ma in generale. Si dimostra, come dire, espressione di una deriva letteralmente inquietante. Tra l'altro, direi che il biennio di sindemia, insomma, definito per epidemia, ha caratterizzato, no, un'accentuazione propagandistica di uniformazione dell'opinione pubblica rispetto a una esigenza che quel regime terapeutico sanitario aveva di avere, come dire, una opinione pubblica che tramite un vero e proprio bombardamento terrorizzante inducesse a un certo tipo di comportamenti, su cui chiaramente stasera non entriamo. Però passami la battuta, se
siamo passati dalle mascherine alle bandierine, Sì, nel senso che è vero. per 2 anni la mascherina, dico mascherina appunto per Sineddo, che è no, di tutto quello che abbiamo visto accadere, perché quello che è accaduto in questi 2 anni è veramente distopico, sinceramente, no? E di sanitario ha avuto alla fin fine ben poco. E si è passato alle bandierine. E le bandierine sono una forma di messa in balia della popolazione rispetto a una postura che nulla ha a che fare con, tra l'altro, la rivendicata società aperta e i criteri che dovrebbero informare, come dicono loro, la liberal democrazia. La liberal democrazia, in realtà, e questo va anche prima del biennio che vi ho descritto, è in una deriva oligarchica, tecnocratica, funzionale, che ha i mezzi di comunicazione come strumento di eterodirezione delle coscienze e di conseguenza soltanto e solamente nella disintermediazione comunicativa resa possibile anche dalla tecnologia, ne accennavamo prima, si può avere in questo caso, e io veramente te ne ringrazio vivamente, ma indipendentemente dal fatto che voglio dire, siamo editori, c'è un autore di tale rilievo, di tale qualità, ma di trattare questo tipo di situazione con degli elementi critico-interpretativi che non siano appunto di ingerenza da parte della logica del potere, perché la logica del potere è autoreferenziale ed essendo autoreferenziale è manichea e quindi tanto più con una logica di guerra. Perché noi siamo in una logica di guerra, nell'ipocrisia di un paese dettato dall'articolo 11 della Costituzione e che oggi è coebelligerante, perché io voglio che sia ben consapevole l'opinione pubblica in questo caso a cui ci stiamo rivolgendo. Il nostro paese in questo momento è coebelligerante, Abbiamo fornito le armi, certo. sta fornendo le armi a un paese che è in guerra ed essendo in questa dimensione c'è proprio la condizione, come dire, giuridica internazionale che lo sancisce. E allora l'ipocrisia di presentare un pacifismo guerrafondaio, che mi si consenta, non è nuovo, perché se noi andiamo a vedere gli ultimi decenni, negli ultimi decenni l'interventismo della NATO e dell'Occidente è stato in vari quadranti del pianeta esplicito e tragico. La Princeton University ha calcolato con un'approssimazione di difetto che a partire dal 1991, quindi dal primo conflitto di intervento statunitense, quello unico per il Consiglio di sicurezza dell'ONU approvato, hanno causato 960.000 morti. 37 milioni di profughi e di sfollati. Allora, quando tu ti trovi rispetto dei mezzi di comunicazione in cui il sostantivo complessità non può essere utilizzato, la dimensione dell'anamnesi e della diagnosi di questo conflitto non può essere posta all'attenzione dell'opinione pubblica, quando semplicemente si sottolinea che noi all'oggi abbiamo sotto l'occhio drammaticamente delle scene di guerra, ma che quelle scene di guerra si riproducono negli ultimi decenni e hanno causato morti, feriti e mutilati che noi non abbiamo visto e che di conseguenza abbiamo legittimato, ecco che questo dà l'idea che purtroppo la questione non è tecnica in merito alla comunicazione, ma del fatto che la comunicazione nel nostro paese è nella deriva oligarchica delle liberal democrazie, le quali in una dimensione a questo punto esplicita sono passate nelle loro classi dirigenti di voler governare sul popolo per arrivare a governare senza il popolo. E si governa senza il popolo avendo un popolo che non è informato per prendere Assolutamente, certo. eventualmente una posizione nella libera coscienza che dovrebbe caratterizzare una società pluralistica, non aperta, pluralistica,
che è l'antidoto al totalitarismo, perché la riduzione all'uno è tecnicamente, dal punto di vista politologico, una forma esplicita di totalitarismo. E anche questo è emblematico. E purtroppo noi adesso lo stiamo dicendo rispetto a un conflitto con i rivoli di sangue che lo caratterizzano. Però è opportuno che questo ragionamento, adesso poi ovviamente ritorniamo al campo d'indagine della serata, però tenga venuto presente come criterio poi generale, perché qualsiasi possibilità di rapportarsi in una modalità non scontata, non uniforme, non conforme, passerà anche rispetto a questo conflitto dalla possibilità di farsi una libera opinione e di poter esprimere in una forma esplicita, dal punto di vista anche politico, la possibilità di dimostrare che una democrazia è tale nel momento in cui chi governa deve rispondere al popolo, perché la democrazia è tale da questo punto di vista. Quando invece il regime liberale, in chiave di interessi, che sono interessi oligarchici, deve imporre tramite la sua tecnica istituzionale, che ad esempio nel nostro paese vede dei tecnici imposti e non votati e non espressione della libera espressione in ambito elettorale, anche se in una democrazia procedurale, che non è la mia. Io vorrei una democrazia comunitaria, una democrazia partecipativa, ma quantomeno nel formalismo della democrazia procedurale. E ci deve qua porre una bella domanda sulla deriva in corso in Certo. merito ai sistemi occidentali, alle liberali democrazie e la questione della comunicazione. Sì. Ecco, è un tema forte che ha ovviamente in questo caso l'evidenza di quello che stiamo analizzando, ma confido che i tuoi spettatori abbiano la consapevolezza che rispetto a quello che stiamo dicendo, è poi un problema che coinvolge in merito, come dire, la sostanza del principio di cittadinanza, del criterio della sovranità politica, di cosa significa l'autodeterminazione di un popolo, di una nazione, o anche del continente europeo, rispetto a Certo. un'Unione Europea che prende delle decisioni che sono tecnocratico-funzionali e che non sono su delega popolare. Già dal modo in cui si impose, da un punto di vista della sua formalizzazione della logica del potere istituzionale che la caratterizza. Quindi è una questione di fondo, siamo di fronte veramente a dei nodi strutturali e l'apertura, sicuramente, come diceva perfettamente prima Salvo Ardizzone, del fatto che noi siamo emblematicamente al cospetto di un passaggio storico, e questo passaggio storico è di fatto da un mondo unilaterale a un mondo multipolare. E rispetto a un mondo multipolare, la possibilità, ad esempio, per quanto riguarda l'Europa, di non essere vittima di questa guerra per procura, vittima di questa guerra per procura, attiene alla neutralità, l'indipendenza e un rapporto multilaterale che la sottragga ad alleanze militari che sono di sudditanza e sono guerrafondaie. Sì, allora, interessantissima questa analisi, Salvo. Io sono rimasto particolarmente colpito da una cartina che tu mi hai inviato e che volevo sottoporre all'attenzione dei nostri amici da casa e che la dice lunga anche rispetto alle cose che stava raccontando Edoardo, perché noi abbiamo un concetto dell'Occidente, diciamo, della società che conta, che è assolutamente limitato e limitante. Vediamoci questa cartina e spiegaci un po' che cosa è questa, no? La nostra visione del mondo in riferimento ai quelli che riteniamo essere i paesi che contano. Ma mi pare che i paesi che contano nel panorama globale sono veramente Allora, in quei spiega. paesi, questo che sarebbe, si autorrappresenta come il mondo, Sì. si autorrappresenta come il portatore di una visione globale unica che debba essere valida per tutti e misura per tutti gli altri di ogni attività, di ogni iniziativa, di ogni cosa. Tra questi paesi,
Noi vediamo al centro ovviamente gli Stati Uniti, che se metti con il Canada, l'Inghilterra, l'Australia e la Nuova Zelanda fanno quei five eye, non parlo inglese, eccetera, i cinque occhi, che non è nient'altro che l'anglosfera. Esattamente quello che è il centro del potere economico-finanziario, il centro del potere militare, che usurpando il concetto di Occidente ha occupato l'Europa in tutti i sensi, anche militarmente, e ne ha fatto base per quello che è la propria proiezione di interessi e del resto. Il resto del mondo, che è tanto, è tantissimo, ok? Viene semplicemente tacitato e squalificato, delegittimato da quello che è il pensiero mainstream dato dal soft power americano, che è la più potente delle sue armi insieme a quella finanziaria. Non è vero che l'arma più potente degli Stati Uniti siano le armi, no, La non è comunica. così. La più potente delle armi che hanno gli Stati Uniti è il potere finanziario attraverso la dollarizzazione dell'economia avvenuta con Bretton Woods, sì, ma soprattutto dopo il 1971 con lo sgancio dal dollaro, uno, due, attraverso l'occupazione e la definizione di tutte quelle che sono le istituzioni finanziarie mondiali, Fondo Monetario, Banca Mondiale, Club di Parigi e così via. Tutto questo non fa altro che impostare un pensiero unico, un unico modello di sviluppo e malgrado gli infiniti disastri da esso portato, che sono quelli dello sviluppo del capitalismo più turbo capitalismo, come viene detto, dei Chicago Boys o così via, tutto che hanno fatto disastri in ogni parte del mondo, cocciutamente e ottusamente si continua a ripetere che non esiste nessun'altra maniera di poter sviluppare, negando mille altre vie che ci sono e che si sviluppano nel mondo. Questo meccanismo imposto da una dittatura, come diceva poco fa Eduardo, una vera dittatura da un punto di vista mediale, mediatico, culturale, pseudoculturale sarebbe meglio dire, diviene un pensiero dominante che serve a irrigimentare menti, castrare e distruggere ogni processo, sterilizzare ogni possibilità di protesta, squalificare ogni possibilità di protesta. In tutto questo mondo che noi vediamo, che è tanto, ci sono tantissimi stati, tantissime culture, tante differenze che sono ricchezza. Esattamente il contrario di ciò che vuole questo sistema globalizzante e globalizzato, che vuole una uniformità, un'uniformazione a tutto, una omologazione a ciò che è utile a un modello di sviluppo essenzialmente economico, perché è poi là che si finisce. E se questo è vero da un punto di vista economico, lo si traduce successivamente con l'imposizione di area del mondo per area del mondo, di sistemi di dominio differenziati in ogni parte del mondo, in cui il referente ultimo è sempre lo stesso. Stati Uniti e il suo sistema di dominio. I referenti locali possono cambiare perché sono i vari potentati che vengono ascritti. Ciò che interessa è che in altalune parti del mondo stanno sorgendo e sono sorte delle dottrine che efficacemente controbattono questa figurazione politica, figurazione di assoggettamento. In maniera efficace la controbattono e in maniera efficace affermano un diverso tipo di società. Sì. Allora, visto che insomma, tutto il punto saliente di tutta questa storia sembra essere ancora il discorso del petrolio e del gas russo, senza il quale difficilmente riusciamo noi come economia europea ad andare avanti, ma soprattutto noi italiani, vediamo un po' questa cartina. Dove finisce il petrolio russo? Allora, mi pare che sia questa, sì, Allora, per. tieni conto di una cosa, in senso generale. Sì. L'Europa assorbe dalla Russia dal 20 al 25% di petrolio e derivati dal petrolio. Sì. Sì.
quello che derivati del petrolio possono essere sia raffinati, sia essenze di vario tipo e così via. Ma per esempio di nafta c'è una grandissima prevalenza di quello che è l'importazione dalla Russia. Ovviamente non è uguale per ogni paese, ma il 20-25% del petrolio russo in Europa e dei suoi derivati in Europa non può semplicemente materialmente essere sostituito, perché per poterlo fare dovrebbero A trovarlo, B trovarlo a costi compatibili ai sistemi di produzione in essere, C poterlo raffinare, il che non è detto perché le raffinerie, non è che entra qualunque tipo di petrolio, tutte le raffinerie sono Ma le stesse, certo, no, vengono costruite e tarate in funzione del tipo di petrolio che che devono viene andare a trovato, raffinare. certo, è normale. È chiaro? Quindi è un processo che nel migliore dei casi servono anni. Per il gas è molto peggio, ma molto peggio. E andiamocela a vedere la cartina sul gas. Eccola qua, insomma. Poi, Allora, posso permettere di dire nella una cosa cartina prima sì, che certo. prosegua, Sì. Salvo, una piccola, proprio 30 secondi, proprio per aiutare il pubblico. Un dato di fatto, un dato di cronaca. Sono oramai 2 mesi di conflitto, Sì. nessuno ha colpito le condotte di gas che passano sull'Ucraina, in primis Bravo Edoardo, l'Ucraina. ottima, ottima riflessione, giusto, E adesso do giusto. la parola a Salvo Ardizzo, cioè, Giusto, nel ottima senso che, riflessione. no, attenzione, non solo nessuno ha Prego, colpito quelle prego. condotte, A. Perché forse nessuno si vuole tagliare gli attributi? Il signor Zelensky, che continua a intimare Sì. a tutti i governi europei di fare a meno del gas russo, il primo a usarlo, Certo, primo, e la Russia a secondo, a fornirlo. incassare dalla Russia 1.400.000.000 Di per il diritto transito. di passaggio. Certo, sì. Sì. Signori miei, questo è oltre l'assurdo, perché tu dici a noi di fare a meno, cioè di suicidare le nostre economie, perché Bravo, di questo Salvo, si sta bravo. parlando, Sì. e continui a utilizzare ciò che neghi a noi. E Sì. per capirci ancora una volta su che cosa significheranno le sanzioni che sono solo iniziate, qualche dato su sanzioni passate molto più lievi. Nel 2016 c'è stato uno studio esitato dalle Camere di Commercio tedesche che hanno quantizzato quelli che erano i danni per le sanzioni del 2016 proclamate per l'annessione della Crimea. Bene, la Russia aveva avuto danni quantizzati in 36 miliardi, la Germania per 23 miliardi, Sì. la Francia per 5 miliardi, Polonia e Olanda per oltre 4 miliardi, Italia 3 miliardi e mezzo. Signori, sapete quanti danni avevano avuto gli Stati Uniti? 300 milioni. Al che significa? Quando io poco fa ho detto combattere fino all'ultimo ucraino, Certo, con è un tutte le meme risorse, che sta intendevo prendendo piede. esattamente questo. Perché badate bene che un obiettivo cardine degli Stati Uniti con questo ambaradan che hanno montato è esattamente, e l'hanno detto molto francamente, tra Certo. l'altro, in svariate, non solo svariate think tank e altri dibattiti interni, ma anche in documenti che sono venuti fuori da quelli che erano i dibattiti interni al Dipartimento di Stato e così via. In pratica, l'azzoppamento dell'economia tedesca è assolutamente, e di conseguenza traino anche italiana, che viene a Sono le traino, due più grosse è assolutamente considerato economia. funzionale al mantenere l'Europa in uno stato di crisi e quindi di subordinazione. Certo, È assolutamente. esattamente quello che si sta ricreando. E tutti gli italiani, cioè italiani, dico tanti pseudo governanti italiani, ma anche europei, ad applaudire tutti quanti in seguito dietro al pifferaio per andarsi a tuffare nel mare. Perché finirà così, signori miei. Perché Sì. quando si dice che l'economia ucraina, sì, collerà del 45%, d'accordo, ma quelle europee tonferanno tutte perché saranno totalmente spiazzate dai modelli produttivi attuali, perché quando i costi della materia prima andranno a levitare, dice, sono già levitati tanto? Sì, ma leviteranno ancora, inevitabilmente, perché spungendo quel gas che non c'è,
non si può prendere altrove, significa chiudere fabbriche. E la buffonata di dire che cosa si preferisce, il condizionatore oppure la pace, è quanto di più cinico, ridicolo e stupido si possa dire, perché significa la vera posta in palio Sì, è spostare semplicemente l'attenzione su una cosa inutile. realtà che stanno uscendo fuori da 2 anni di devastazione, metterci sopra un carico simile significa semplicemente dire voi dovete stare in uno stato di assoggettamento e noi, come nel 45 vi abbiamo dato i soldini per poter fare il piano Marshall e vi abbiamo messi nella gabbia, Ma quanto deve adesso ancora che durare questa cominciavate 2 anni dipendenza? fa a tirar fuori la testa, ce la rimettete dentro e state zitti e non rompete più. Sì. Sì. Significa esattamente questo. A questo aggiungerei che adesso, insomma, l'avrete anche sentito voi, oltre questi rincari da tutti i punti di vista, noi non possiamo fare a meno di quello che l'Ucraina non vuole fare a meno, cioè delle fonti di energia russa. C'è da aggiungere che, insomma, Zelensky ha chiesto esplicitamente 7 miliardi al mese per sostenere il conflitto con la Russia, che dovremmo pagare noi. Francesco, scusa, posso permettermi di dire una Sì. cosa su tutti questi signori anime belle che continuano a sostenere questa splendida società ucraina, questo stato ucraino meraviglioso, eccetera. Bene, l'Ucraina è ed era, e me ne assumo la responsabilità nel dirlo, e non me ne importa niente perché qua ci sono, si posso, c'è una sterminata letteratura in materia, uno stato semifallito. In mano a un'ottantina di oligarchi, non altro, uno dei quali era esattamente il soggetto che ha permesso a Kolomoyskij, che ha permesso a Zelensky di diventare presidente, Sì. né più né meno, tanto per non andare lontano. Una società che aveva il più alto tasso di corruzione, il più alto tasso di inefficienza della magistratura e corruzione della magistratura, di inefficienza delle forze di polizia, di inefficienza dello Stato di diritto e così via. Ma di che cosa stiamo parlando per tirarli dentro? Solo e soltanto perché gli Stati Uniti a un certo punto hanno detto è funzionale, sono diventati i lanzichinecchi degli Stati Uniti? Non Sì. ho Sì, capito. la Allora, follia. le differenze sono macroscopiche, non è possibile negare all'improvviso uno stato di fatto. Non è possibile negare che nel 2014 l'attuale, dal 2014, gli attuali governi possono definire dei governi illegittimi perché il sistema è venuto fuori da un colpo di Stato, da quella signora Nuland, Victoria Sì. Nuland, che ha definito l'Europa fuck you, Sì, me ne fotta, foto. fottiti. Perché se non la foto. Va bene? Insomma, queste cose Sì. vanno dette con Certo. buona pace di tutto il resto, non si vuole giustificare niente, ma che così come si chiama col loro nome, Sì. quello che è un'invasione, quello che mille altre cose si possono definire, chiamiamo col loro nome anche queste cose, di chi stiamo parlando e di cosa stiamo parlando. Non è diventato improvvisamente la Svizzera, civilissima Svizzera o la civilissima Svezia, o che so io, posta lì, tutt'altro. Quindi pensare che possa essere presa e posta all'interno della UE solo per gli interessi politici ben precisi è pura follia, è demagogia, è stupidità in chi ci crede. Quindi questo Sì, volevo definire. posso aggiungere che poi è di un'estrema ipocrisia con i paesi che sono entrati nell'Unione Europea nella parte centro-orientale, i cosiddetti paesi di Visegrad, che adesso direi che questa Unione di Visegrad non c'è più perché hanno preso posizioni difformi, criticati, contestati, delegittimati e che adesso invece assumono ruolo di primato e per quanto riguarda l'Ucraina, accettarla ed integrarla a fronte non solo di quello che ha appena detto Salvo Ardizzone, ma vogliamo aggiungere, può sembrare un pettegolezzo, ma un pettegolezzo non è. Il figlio di Biden è stato Sì, no, inquisito. no, Eh no, adesso giustamente noi ne è ridiamo, però voi sapete che è stata una telefonata del Dipartimento di Stato ad elezione di Biden che ha sottratto il figlio di Biden dalla corruzione che caratterizza interessi criminali in quel paese. internazionale. Oppure, appunto, oppure vogliamo aggiungere rispetto ai criteri di democrazia dell'Ucraina,
A parte il fatto che, come si è detto, dal punto di vista genealogico c'è nel 2014, ma potremmo partire anche da dietro rispetto alle rivoluzioni Assolutamente sì, colorate e gli assolutamente sì. investimenti massivi della Open Society di Soros per Assolutamente sì. indurre i rivolgimenti politici. Ma stando al netto anche del governo Zelensky, che ha voluto porre in Costituzione l'inserimento dell'Ucraina verso l'integrazione nella NATO, del fatto che costui ha letteralmente bandito due partiti di opposizione. E tanto per dare un'idea, nelle prime trattative che si sono svolte, perché poi parliamoci chiaro, una guerra finisce in due modi: o uno vince sul campo, oppure si fanno delle trattative se si vuole arrivare a una pace. Queste trattative, detto da Erdogan e dalla Turchia, c'è qualcuno nella NATO che non vuol far finire la guerra? Non l'ha detto Salvardizzoni, non lo dico io, l'ha Certo. detto Erdogan e la sua diplomazia. Beh, nel primo incontro che si era svolto lì sul confine con la Bielorussia, hanno preso anche lì un oligarca banchiere e l'hanno ucciso. Cioè, nel senso che, siccome aveva posto degli argomenti di confronto economico con la controparte russa, letteralmente lo hanno liquidato, adducendo che fosse una spia dei russi. Aggiungo, rispetto alla legittimazione della questione, adesso noi non entriamo nello specifico della genealogia della guerra rispetto al Donbass, della questione della conformazione etnica, storica, appunto complessa e variegata, di un conflitto con migliaia di morti, con un'Ucraina che in questi 8 anni si è armata e industriata dal punto di vista tecnico-funzionale tramite esplicita assistenza dei paesi della NATO, soprattutto ovviamente quelli atlantici, e via discorrendo. Ma lo stesso Zelensky, dal punto di vista dell'esito elettorale, quando appunto vinse quelle elezioni col 74%, aveva ottenuto quell'esito rispetto al fatto che tutta la parte elettorale dell'est Dnieper non ha votato, perché altrimenti in Ucraina vi era una logica sicuramente di contrasto politico, istituzionale e parlamentare tra una parte di maggioranza relativa o filo-occidentale o filo-russofona. Ecco, il fatto che gli accordi di Minsk non siano stati messi in pratica è una responsabilità voluta dal governo ucraino e del suo nazionalismo su procura dell'intenzione atlantica di arrivare alle conseguenze di cui noi abbiamo visto drammaticamente, ripeto, drammaticamente il rivolgimento. E nessuno ci può far dimenticare i mesi che hanno preceduto il conflitto, perché nei mesi che hanno preceduto il conflitto la diplomazia ha tentato, dal punto di vista dell'intrapresa russa, di trovare una soluzione, addirittura dal punto di vista della formalità scritta in merito alla possibilità di applicare il trattato di Minsk rispetto a un profilo federativo. E chi Sì, è che si è lo ha rifiutato? rifiutato. Chi è che lo ha Zelensky, rifiutato? gli ucraini. Chi è che, ve lo chiedo in maniera retorica, chi è che lo ha rifiutato? Ecco, Stato un'Europa il tipo dei neutrale si proconsoli degli discute Stati rispetto alla Uniti. neutralità dell'Ucraina. Prego. Ma però lì, scusami che intervengo. Lì forse non è che l'hanno rifiutato, gli è stato imposto di rifiutarlo, Ma sì, è perché stato cioè, indetto, assolutamente. si erano È alzati con stato l'accordo già indetto. fa, infatti è stato un veto, perché si erano È alzati già stato con indetto. l'accordo fatto. Il giorno dopo Zelensky ha chiamato, ha detto no, non lo possiamo più. Abbiamo scherzato. Abbiamo Abbiamo scherzato. Quindi scherzato. gli è arrivata la telefonata, c'è stato un veto, non potete andare avanti con questa trattativa, assolutamente sì. E allora, la violazione del diritto internazionale c'è, ma non è che a geometria variabile, perché quando il governo D'Alema con il ministro della difesa Mattarella ha dato i nostri aviogetti per bombardare per 73 giorni di seguito la ex Belgrado, Jugoslavia e la Belgrado. Serbia dal punto di vista del territorio che lo caratterizzava. Voglio dire, la questione è non solo similare, ma identica a parti inverse, perché il Kosovo, generato e legittimato, sarà pure opportuno che noi ricostruiamo genealogicamente, quantomeno all'imperfetto o quantomeno al passato prossimo, gli eventi che caratterizzano il dramma in corso.
perché altrimenti ovviamente la storia, accumulandosi e ripetendosi, ci porta in un'escalation in cui le implicazioni di questa terza guerra mondiale asimmetrica già in atto ci porta a delle conseguenze che sono negli interessi che non sono nostri, non sono europei e aggiungo, non sono né degli ucraini né dei russi. Ecco, questo è un ragionamento da fare in termini di Sì. rappresentazione europea di una dimensione politica che è venuta meno nella sottrazione della nostra indipendenza. Allora, ritorniamo sul punto, sulle nostre mappe che ne abbiamo messe tante, vediamo appunto quali sono le principali condotte per l'arrivo del gas Lì ne dal... mancano due, Sì. non sono state volutamente segnate, sono le due condotte, la Buchanan e un'altra che non ricordo, che passano per l'Ucraina e Sì. che arrivano praticamente sul confine slovacco e da lì salgono, si diramano una a nord e una a sud. Queste sono le uniche che non sono state contestate dagli Stati Uniti mai, per il semplice fatto che danno dei cospicui diritti di transito all'Ucraina. Non solo, danno all'Ucraina la possibilità di una certa forma di ricatto e pressione nei confronti dell'Unione Europea, perché forse si è dimenticato, ma anni fa l'Ucraina più volte, ai tempi delle varie rivoluzioni passate, ai tempi della Timoshenko e così via, aveva provato a chiudere i rubinetti del gas perché pretendeva dei prestiti agevolati da parte della UE. Per capirci, per quello che riguarda questi, è interessante vedere come Ma i dal nostri. grafico a torta noi lo vediamo che il 41% del gas che arriva in Europa è russo, insomma, è una quantità enorme. Sono da 155 a 170 miliardi di metri cubi. E se tu tieni conto che la disponibilità libera di gassificazione effettiva è di non più di 85 miliardi, se si riuscisse a trovare il gas, se lo si riuscisse a trovare della giusta A qualità e vi dicevo, trasportare, è certo. esattamente la metà. Tenuto conto inoltre che per la rete esistente, che dovrebbe essere radicalmente mutata, non è possibile fare mi ricordo la parola inglese, praticamente il ricambio dei percorsi, per cui il gas può andare in certe direzioni ma non in altre, il che significa che da una parte ce ne può essere abbastanza, ma tante altre parti ne rimarrebbero senza completamente. L'unica differenza è tipica per quello che riguarda la Spagna, che ha un, si dice infatti. Ah, ma la Spagna ne ha tanti. Sì, in effetti è vero, la Spagna ha tantissime potenzialità di rigassificazione, estremamente in esuberanza. Piccolo problema che resta in Spagna perché è assolutamente marginale la potenzialità di portarlo oltre. Perché, ripeto, il gas va nei tubi. Se non c'è il tubo, non va da nessuna parte. E ce ne Certo. vuole, e ci vuole un putiferio di tempo per metterlo giù. Senti, ma noi stiamo vedendo che adesso, insomma, questa nuova situazione che si è venuta a creare in Europa sta spingendo la Russia a stringere accordi, partenariati, diciamo così, per la Nelle distribuzione del cose, gas ma guarda che lo stava con i facendo da paesi prima. asiatici, no? Quindi, Guarda che ti chiedo scusa, lo stava facendo da prima per sì. quella motivazione, perché gli europei, nella loro infinita saggezza, spinti da Washington, avevano negato alla Russia, che l'aveva chiesto, dei contratti a medio-lungo termine. Estremamente più vantaggiosi, avremmo pagato un botto di meno di gas, ma un botto. Va bene, perché abbiamo preteso noi, furbi, per non volerci legare a uno stato di questo tipo, mentre ci siamo legati a stati come l'Egitto, come l'Algeria e così via, come se fossero non so che cosa, fior di democratici, abbiamo preteso dei contratti spot. Il contratto spot Sì. è quello che definisce sull'istante. E di conseguenza, in una circostanza del genere, il costo del prezzo si autoalimenta giorno per giorno e va crescendo Sì, è giorno per frutto di giorno. speculazione, è chiaro, normale. Assolutamente sì. Di conseguenza, la Russia a questo punto, pur guadagnandoci un botto, aveva visto che il mercato europeo, che era considerato sempre mercato premium, perché è un mercato solido di grosso assorbimento e di pronta liquidità, a lungo andare, per i processi di cui dicevo di decarbonizzazione, green, eccetera, eccetera, non era
un mercato su cui scommettere, fare nuovi investimenti. L'unico era il nostro in due, ma quello era stato ammortizzato in larga parte non dalla Russia, ma da un consorzio di aziende, che c'erano aziende inglesi, tedesche, Sì, eccolo olandesi qua, e lo così vediamo. via. Sì. Bene, ed è stata una follia bloccarlo, perché solo quello avrebbe risolto la gran parte dei problemi. Sono solo quello 55, il raddoppio 55 Certo. milioni. Vada bene, perché già c'erano 55 milioni prima. Detto questo, si era rivolta già da molto tempo non solo alla Cina, ma anche all'India. Sì. Non solo alla Cina e all'India, ma anche al Giappone. Perché i terminali che vanno dalla Siberia arrivano fino a Sakhalin, che è praticamente affacciata sul Giappone e anche alla Corea del Sud. Quindi non è che mercati non ne abbia, ne ha un putiferio e sono in via di costruzione. Tra l'altro, in questo momento gli sta anche permettendo di pagare la loro moneta locale, quindi non devono più neanche passare attraverso Allora, il problema della de-dollarizzazione dollarizzazione. è un problema antico. La dollarizzazione dell'economia è cominciata nel 71, in effetti, quando Nixon andò a staccare la convertibilità dell'oro, del Bretton Woods. E da quel momento si è definito quello che era la finanziarizzazione dell'economia, per cui gli Stati Uniti non fanno altro, nella buona sostanza delle cose, attraverso dei passaggi che magari sarebbe affascinante esaminare, ma mi rendo conto che potrei No, annoiare tante adesso ci... persone, non è il No, ma caso. se ti fa piacere torni e ci racconti il resto, non è che dobbiamo esaurire Ah, tutto in una questo con puntata. piacere, non è un problema, perché aprire un po' di lucette e aprire Certo. qualche finestra su queste porcheriole che la gente dà sempre per assodate, ma assodate non sono affatto, può essere istruttivo per molti. Ciò detto, da allora è proseguita la dollarizzazione anche e soprattutto successivamente al 1973, al primo shock petrolifero. Sì. Ok? Quando la misura L'austerity, delle no? monete, come? Quando abbiamo avuto l'austerity in Italia. Esatto. Quando abbiamo avuto l'austerity, in seguito alla guerra dello Yom Kippur, nel libro ne parlo, nel mio libro. Praticamente l'unità di misura comune fu assunta il dollaro, che divenne il cosiddetto petrodollaro. Successivamente, in pratica, a cascata, lo è stato posto anche per il gas. Questo ha definito che cosa? Ha definito il dollaro come unità e metro internazionale di tutte quelle che potevano essere le transazioni. Un potere enorme che ha portato gli Stati Uniti a staccare la propria economia dal manifatturiero al finanziario. Per cui si può dire oggi che in realtà gli Stati Uniti non sono una potenza industriale reale, sono una potenza industriale di industrie avanzate, di servizi estremamente avanzati, ma non di manifatture, di ma manifatturiero. Assolutamente no. Ed è questo che tra l'altro ha definito quell'esercito di forgotten della globalizzazione, che sono quelli che hanno appoggiato Trump e così via. In realtà, tutto questo insieme di problemi ha portato a uno strapotere del dollaro che ha dato fastidio e ha cominciato a dare fastidio a molti, anche perché in questa maniera è facile per chi ha l'emissione della moneta e può bloccare e congelare questa moneta ovunque essa si trova perché è la banca emittente, esercitare quella bullizzazione delle varie economie attraverso sanzioni ripetute, costanti e continue. Per evitare questo metro, a questo punto sempre più paesi stanno cominciando a mettere in atto una serie di misure di scambi bilaterali per quello che riguarda lo scambio di beni e servizi. È tipico, gli Emirati lo stanno facendo con la Cina, la Russia lo sta facendo ha cominciato a impostarlo con l'India, e lo stanno facendo tanti altri paesi in questa maniera, perché si sono resi conto che il dollaro è assolutamente inaffidabile. Inaffidabile perché? Perché a questo punto è talmente nella sua lotta per mantenere la sua posizione di dominio. A questo punto ritiene di sacrificare anche interessi economici assodati e di conseguenza anche travolgere economie. Noi in questa cartina stiamo vedendo quello che è il cosiddetto asse della Asse della resistenza. L'asse resistenza, sì. della resistenza, su cui si sono scritte tante corbellerie, ahimè, non è altro che un insieme, perché lo si.
in maniera assolutamente scorretta, molto per malafede e in buona parte per mancanza di conoscenza, lo si identifica con l'Iran, niente di più sbagliato. Non è nient'altro che un insieme di movimenti politici orientati alla stessa maniera, o quantomeno nello stesso ambito valoriale, che hanno nella dottrina della resistenza un potentissimo strumento di emancipazione e liberazione dei popoli. E lo hanno dimostrato. Una particolarità tipica della rivoluzione islamica, con buona pace di quanti si sgolano a dire il contrario sui media, è che è estremamente lunga a radicarsi, perché prevede un periodo piuttosto lungo, quasi di maturazione, di creazione di un uomo nuovo. Ma quando si è radicata? In 50 anni non sono stati capaci mai di sradicarla da nessuna parte del mondo. E badate che non sono solo qua, perché noi abbiamo in Afghanistan, nella zona degli Hazara, e ne vedremo delle belle in futuro, a parte l'Iran, già si sa, gli Ash-Shaabi in Iraq, in Libano, Hezbollah, eccetera. Tutta la resistenza islamica è sulle posizioni dell'asse della resistenza, Yemen. E vedremo tanto di nuovo e particolare anche in Nigeria, di qui a non molto. Cioè in tutte le aree dove esistono popolazioni musulmane disagiate, fra gli ultimi, fra i soggetti più reietti, è là che si radica la resistenza islamica. E altra cosa da sottolineare, e nel libro ho cercato di sottolinearla debitamente, perché nell'ignobile mistificazione che ne hanno fatto e demonizzazione ovvia, perché è un nemico pericoloso la resistenza islamica, la sovrapposizione che viene fatta con quelli che sono quello che è il terrorismo, con quello che è Al-Qaeda, ISIS, eccetera, mentre la resistenza islamica è il primo nemico, è il primo obiettivo che viene colpito, è il primo nemico dei terroristi. E l'ha dimostrato sul campo in tutti questi anni. L'ISIS è stata sconfitta dal fronte della resistenza che sta Islamica. evocando Salvo Ardizzone, e facciamo notare che il comandante Soleimani è stato incenerito con un atto Con un missile, terroristico certo. dagli Stati Uniti, in un porto nell'aeroporto di Baghdad, tanto per dare l'idea, insomma, delle implicazioni di questo tipo di riflessione. Scusatemi, una domanda per tutte e due, perché a questo punto, fatto il quadro, insomma, ci sarebbe ancora tantissimo da dire. No, ma ce lo prende, ce l'abbiamo ancora un po' di tempo. Però una riflessione: ma dov'è finita la storica capacità di mediazione dell'Italia? Cioè, noi, come dire, il governo italiano è sostanzialmente schiacciato ormai dentro quelle che sono le direttive. Noi ci siamo sempre caratterizzati per avere una diplomazia di alto livello che riusciva, insomma, a ricavarsi degli spazi di dialogo in giro per il mondo. Dov'è finita questa diplomazia? Parlo io due minuti così Tutti chiedo e a due, tanto lo voglio sapere da tutte e due. No, ma No, parla io tu. ho pochi minuti, poco tempo, anche perché in questa maniera poi, come dire, vi saluto di fatto. Sì. Allora, io per risponderti, io direi che possiamo rinominare, prendete il paradosso, oggi il nostro paese come la Bielo-Italia, cioè la Bielorussia rispetto alla Russia, no? Che viene evocata. Ecco, io direi che il paese più asservito e servile oggi come oggi nell'estremo occidente è il nostro paese. Ed è veramente imbarazzante perché non si può non riconoscere che anche le contraddittorie classi dirigenti politiche pregresse, diciamo così, a queste ultime di quest'ultimo ventennio, avevano cercato comunque di proseguire un'idea geopolitica mediterranea che comunque nel compromesso di un paese a sovranità limitata avesse appunto un'autonomia, un'indipendenza quantomeno di proiezione, non voglio dire di. E appunto voglio dire due cose tramite ciò. Veramente c'è da evocare un nome con rammarico che ha rappresentato, secondo me, nel dopoguerra la possibilità di quello che dovrebbe essere il nostro polo mediterraneo, polo meridionale,
rispetto a un'Europa indipendente. Enrico Mattei. Enrico Ecco. Mattei è stato un uomo di straordinaria capacità di interpretazione della necessità di un'indipendenza energetica, relazionandosi e rapportandosi al Medio Oriente in una modalità talmente indipendente che in una sera del 27 ottobre 1962, salendo sull'aereo dell'ENI che lo doveva riportare a Milano, è saltato in aria con un attentato di madre nota, non ignota. Madre nota, non ignota. Ecco, qual è il concetto con cui io voglio, come dire, lasciare la tua ottima trasmissione, dare poi la parola a Salvo per completare e dare la sua lettura da faro nel mondo, diciamo così, della nostra postura che non è purtroppo mediterranea e solare. Quale può essere lo sbocco reale rispetto a un conflitto di potenza? Beh, io credo che rispetto al ragionamento che abbiamo fatto questa sera sia un'evocazione di principio, perché una pace duratura è una pace che risponde a un criterio di giustizia. Non c'è pace senza giustizia, d'altronde non c'è giustizia senza pace, e una pace duratura viene dall'accettazione di principi e di regole per quanto riguarda le relazioni internazionali. Ecco perché tutta, diciamo, la trasmissione di stasera alla fin fine è stata una rivendicazione della bontà di una realtà multipolare e di una realtà multilaterale nel rispetto delle parti, che poi è una ricchezza rispetto alle diversità del mondo, non da un equilibrio di potere che è sempre discutibile, prima o poi sarà messo in discussione, tant'è vero che questo tipo di conflitto, che è un conflitto su commissione, è un conflitto che appunto risponde a una logica di potenza invece che ha una logica di capacità di interpretare dei principi di giustizia e di verità. E senza dubbio va notato che la sorprendente assenza, ad esempio, di scontri diretti nell'epoca antepregressa all'unilateralismo, cioè del bipolarismo, della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, è dipesa sicuramente dall'equilibrio del terrore di due ideologie contrapposte con arsenali termonucleari della portata di annientare l'umanità, ma molte anche volte dal fatto che c'era un rispetto nel gioco a somma zero dell'avversario. Aver fatto da parte dell'Occidente, e anche in questo caso mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, da parte dell'Occidente, di una potenza egemone che sono gli Stati Uniti ma declinante, di non rispettare le parti avverse prima che diventino nemici oggettivi, così come la comunicazione e la propaganda oggi ci presentano, perché non c'è tempo, ma la condizione di russofobia che si è creata, grida vendetta, no? Proprio grida vendetta. Ecco, questo tipo di criterio è un criterio che ci deve veramente far riflettere in una maniera critica e indipendente su quello che sta accadendo, pur rispettando e avendo pietà per i morti, compassione per il dolore e solidarietà per i profughi. Ma detto questo, dal punto di vista della piena solidarietà umana, non si può non avere la capacità di interpretare la realtà alla luce di un criterio di verità, perché altrimenti gli errori si ripercuotono, si sommano, si colmano e ci portano a un escalation che avrà come potenziale esito ultimo eventi di una tragicità incomparabile a quelli pur drammatici che abbiamo oggi come oggi sotto gli occhi. Sì. Insomma, senti, scusami, ho capito che devi andare, però forse non ho ben capito se ci vuoi lasciare. Però prima di andare una cosa te la devo chiedere, perché me l'era appuntata qua, l'avete tirata fuori, insomma, più riprese, anche se non è glidatente senza essere esplicitata. Hai l'impressione che noi corriamo il rischio davvero di scendere, di prepararci all'uso dell'atomica? Allora, faccio poi veramente 2 secondi e lascio, sì, la parola a Salvo, che è analista più fine e può. Io ritengo che il deterrente nucleare venga posto in essere quando si
ledono interessi vitali delle potenze sullo scacchiere. Ahimè, la dinamica del conflitto, se proiettata da parte atlantica nel cambio di regime in Russia, ha addirittura questa implicazione, ma in forma difensiva rispetto, ahimè, a una dinamica che si è sottratta a un'entità terza neutrale che possa, dal punto di vista dell'arte diplomatica, risolvere il conflitto sul piano appunto di un equilibrio delle forze. Quindi al momento io Non c'è. questa prospettiva non la leggo se non parte ovviamente dello scombussolamento dei rapporti di forza in atto, però la deriva che ha Certo. preso il sostegno militare di una guerra su commissione con l'intento esplicito di eliminare un Putin, competitore da un punto di vista diciamo. degli equilibri internazionali, ha questo tipo eventuale, ripeto Certo. eventuale, anche da essere preso in considerazione. Ma sono convinto che Salvo possa dare una risposta più ampia e più coinvolgente, più persuasiva. Salvo. E allora, come diceva Edoardo, in effetti l'arma strategica, che è quella della deterrenza, l'arma nucleare per eccellenza, è tale finché non si usa. Nel momento stesso in cui si usa, cessa la deterrenza. Ma è l'arma di ultima difesa. Quando il fine ultimo dichiarato di una delle parti è quello di un regime change, cioè Sì. azzerare quello che è il regime attuale, regime, governo eletto, attuale, C'è russo, l'80% di gradimento in questo momento in Russia. piaccia C'è o la follia. no, piaccia o no nel cosiddetto Occidente è così, piaccia o no è quello, quando il fine ultimo è quello di abbattere quel governo legittimamente può essere posto con le spalle a muro. Non dimentichiamo una cosa fondamentale che è stata chiara dall'inizio. Mentre per gli Stati Uniti questo è un conflitto di convenienza attraverso il quale centra diversi obiettivi tattici e per certo verso strategici rispetto all'Europa e così via e nel contenimento della Russia, per la Russia è un conflitto esistenziale, esiziale. Ne deriva il rimanere Russia per quello che è o diventare un ectoplasma Sì, come ai tempi della sembrare. caduta eccetera, di Yeltsin e così via. C'erano quasi Capiamo? riusciti in quell'occasione con Helsinki a Erano dire. quasi riusciti, sono inciampati in una situazione, in un certo personaggio che si chiamava Putin, che è stato preso da un pugno di oligarchi e messo lì e ha pensato di fare qualcosa di diverso, cioè di provare a ristrutturare quello che è il concetto Russia, lo Stato Russia, che non è uno Stato, è un impero. Piaccia o no, e si comprenda oggi o no che cosa significa, la Russia è un impero con tutto quello che ne consegue in termini sociali, storici, soprattutto, culturali, soprattutto, e politici. E lo sta dimostrando. Quando in queste circostanze e in questa situazione l'80% della popolazione si stringe attorno al proprio vertice in una prova durissima, che non è una passeggiata di salute, significa piaccia o no ai signori, ai vari Bernard Lévy, eccetera, eccetera. Significa esattamente questo, che quello è un impero, uno Stato, è un popolo, nel senso vero del termine. Per tornare al discorso dell'uso del nucleare, dell'arma nucleare, è un fatto che è nella forza delle cose. D'altronde, badate bene che sono gli Stati Uniti per primi ad aver teorizzato l'uso tattico delle bombe. Non a caso le B-61, bombe nucleari B-61 che sono in tutte le basi disseminate a cominciare da Gedi e così via, non dimentichiamocelo, e sono state risistemate B-61 12 perché possono avere un cosiddetto impiego tattico, vale a dire che invece di distruggere una regione hanno un obiettivo cosiddetto limitato. Questa cartina, che è la cartina che fa capire un attimo che cosa significhi la situazione in come siamo.
Se voi guardate i telespettatori che guardano gli stati in blu, quella era nato quando è nata. Ok? Successivamente è entrata la Germania nel 55. Tutto il resto che si vede colorato è entrato dopo. Nella gran parte dei casi, anzi tutti gli altri, Turchia esclusa, ma tutti gli altri sono entrati dopo la caduta 1989 del muro di Berlino. dal 1991 in poi. E badate bene che questa dinamica è stata considerata sciagurata da personaggi del calibro come Kissinger, come Kagan e via dicendo, che erano le migliori menti strategiche di allora, da questo punto, e geopolitiche di allora, che si rendevano ben conto del problema. Ma signori miei, dobbiamo tener conto, e non dobbiamo dimenticarlo, altrimenti non lo comprendiamo, che nell'intima essenza del meccanismo di potere liberale e liberista, la negazione dell'altro, il soggetto altro da sé non ha nessuna dignità, non può averla. Non può averla perché è la negazione di sé, e il liberalismo parte dal presupposto della negazione dell'altro, dell'affermazione del proprio principio in senso assoluto, nel senso letterale del termine, cioè sciolto, libero. Non ci deve essere altro da sé. Quindi quella corsa a est è la corsa verso i confini, verso l'Etherland russo. Per il suo smembramento, per il suo soffocamento. E questo sarebbe avvenuto più volte se non ci fossero state delle misure successive. Quando giustamente Edoardo ricordava la questione dell'Ucraina, tutto quello che c'era stato. Signore, noi ci siamo scordati che cosa è stato Euromaidan, che è passato Sì, sotto la silenzio, cioè rivoluzione, uno certo. spregevole colpo di Stato a tutti gli effetti. Si erano accordati la mattina, la notte. È partito un colpo di Stato, cioè i deputati, se fosse accaduto in qualsiasi altro paese del mondo, 2014. chissà gli strilli della stampa ben pensante, beh, i deputati sono stati presi fisicamente, sbattuti fuori, minacciati, dovevano buttare fuori il vecchio presidente costretto a scappare con tutte le sue pecche di questo mondo, per carità, ma formalmente era questo, dopo un accordo che era stato siglato, francesi, tedeschi, polacchi e russi, d'accordo, pienamente d'accordo. E quindi, dopo un colpo di Stato, dopo una guerra civile che è costata, guerra civile a tutti gli effetti, piaccia o no, anche se questo non piace dirlo, guerra civile e guerra d'aggressione a tutti gli effetti, con foreign fighter che venivano da ogni parte, con servizi e mercenari e così via, che è costata decine di migliaia di morti, zone distrutte, zone da 8 anni sotto guerra, insomma, di cui peraltro nessuno ha mai detto nulla, come se quelli non Non ci fossero contano. bambini e cose del genere anche là, e vabbè, sia pure. Quando accade tutto questo e se ne si dimentica, non si rende conto che si è stati volutamente, ci si è prestati volutamente a una manovra ben precisa che veniva da fuori, veniva da oltre Atlantico. E Senti, come guarda. quella, da ogni parte del mondo, Sì. capitano in ogni parte del mondo. Dai Assolutamente. tempi di Mossadegh in Iran, successivamente a tutto quello in Sud America e così via, da ogni altra parte accade. Chissà perché non se ne parla di queste. Chissà Allora, perché. Salvo, visto che ci hai ampliato il quadro delle informazioni, a questo punto, guarda, ti faccio fare anche un po' di interazione con i nostri amici da casa che hanno comunque sempre delle domande molto puntuali. Allora, cosa ne pensa del probabile ingresso della NATO, della Svezia e della Finlandia? Un'ulteriore chiusura rispetto a quelle che già. Allora, Svezia e Finlandia dentro la NATO, benissimo. Questo non servirà ad altro che a continuare questa corsa al bellicismo e ad aggravare la situazione. Significa, come molto infinitamente più autorevolmente di me ha detto più e più volte Lucio Caracciolo, che il Baltico diventerà un mare NATO, che Putin, quanto si affaccerà nel Golfo di Botnia e su, si troverà la NATO davanti. Significherà che l'enclave di Kaliningrad sarà completamente circondata e diventerà un'isola isolata. E questo significherà potenziare immensamente tutti quelli che sono i pericoli di una deflagrazione. Ma non, oltre che perché voluta,
Perché l'incidente serio può capitare serio e poi scappa la mano. Sì, Perché certo. lì non è più un discorso così, perché poi lì, una volta che c'è la NATO di mezzo, direttamente al discorso NATO, possono succedere mille cose. Quindi sicuramente questa è una manovra precisa che alzerà immensamente La quello posta in che è gioco, il grado di certo. pericolosità generale. Sì, allora, è Consentitemi di chiaro. dire, che visto il ragionamento che abbiamo fatto sul nucleare, Sì. non inibirà i trattati di proliferazione Sì, nucleare, perché giusto. chiaramente la Russia da quel punto di vista ovviamente non proseguirà quella politica che aveva avuto negli ultimi 20 anni. Di fatto era stato tra i due soggetti quello più attivo nella riduzione progressiva degli arsenali nucleari, per forza di Lo cose. start l'hanno denunciato, Certo. gli Stati Uniti, gli accordi Appunto. START sono stati denunciati dagli Stati Uniti, non dalla Russia, che anzi Sì. più e più volte ha cercato di ricucire, sono stati gli Stati Uniti a non Sì, voler sì. accettare lo No, START. ma è chiaro che non c'è, allora, non, da nessun punto di vista c'è come dire, un'intesa per andare verso la distensione delle situazioni, delle dinamiche internazionali. Anzi, si cercano sempre di aggiungere elementi di rottura. Vediamo qualche altra domanda. Giovanna chiede: come mai se Israele ha forti rapporti con la Russia ha fornito di armi di sua produzione gli ucraini? E Per due ragioni. questo ci riporta alla questione nel Medio Oriente e soprattutto se Allora, tutto questo complesso di situazioni innescherà davvero l'esplosione del Medio Oriente. per due ragioni. Israele ha sì fortissimi rapporti con la Russia e direi rapporti non semplicemente politici, ma di altro genere, di semplice potere, scambio di favori tra intelligenze e establishment, perché provengono dallo stesso ceppo e in molti casi provengono dagli stessi ambienti. Primo. In Ucraina hanno trovato la possibilità di ampio sviluppo anche indotti dagli Stati Uniti e hanno potuto impiantare una serie di attività economiche e militari di vario tipo e genere. A questo punto, come dicevamo prima all'inizio, gli Stati Uniti hanno posto un diktat a tutti i propri clientes, alleati barra sudditi o clientes che siano, di scegliere di stare di qua o di là. E Israele, che ha sempre potuto giocare un po' di qua e un po' di là, adesso si trova in grossa difficoltà. Come abbiamo detto poco fa, citando tutta quella serie di esempi e di avvisi reciproci. Quando il governo israeliano va a dare non solo la votazione contraria, ma anche a fare delle pesantissime dichiarazioni contro la Russia e il governo russo, sta passando delle linee rosse. E per cui i russi rispondono: se tu darai aiuto militare, facendo sottintendere come aiuto militare la fornitura di determinato tipo di attrezzature, che servono, sono attrezzature, quella a cui fa riferimento dal non detto, eccetera, sono dei sensori particolari delle industrie avanzate israeliane, che servono per determinate definizioni di armi e sensori. Gli Stati Uniti. Gli è stato specificamente detto che se questo sarà fornito, ci saranno delle conseguenze assolutamente gravi. Sì. Non semplicemente gravi conseguenze, assolutamente gravi. Quindi questa è la motivazione. L'appartenenza a Israele non può non appartenere a un campo a questo punto. Deve scegliere, e se deve scegliere tra Russia e Stati Uniti, non può che scegliere gli Stati Uniti. Sì, finora sono stato il suo alleato prediletto. Allora, andiamo rapidamente all'ultima domanda e poi ci avviamo verso la conclusione di questa interessantissima serata, con la promessa però che ci ritornerete a trovare per completare il quadro delle informazioni, magari più avanti, quando potrete, vi farà Con piacere. piacere. Allora, andiamo a vedere. Ardizzone, quello che è accaduto in Ucraina ormai è il passato, lo stesso sta accadendo ora in Pakistan, del Pakistan ne riparleremo tra 10 anni, sempre a fatto compiuto e sempre troppo tardi. Sei, diciamo, in linea con l'analisi di questo nostro Allora, amico in Max Spinner. Pakistan è accaduto che il governo, diciamo il primo ministro,
è stato, virgolette, dimissionario. C'è stato un lungo tira e molla, determinato dal fatto che Imran Khan aveva ostacolato, aveva detto no a determinate linee del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Dice che c'entra? Semplicemente perché tradizionalmente in Pakistan hanno comandato sempre i militari e barra o l'Interservice Intelligence, l'ISI. Siccome per tutta una serie di cose sarebbe un pochino lungo spiegare, c'era stata questa contrapposizione, lui ha tentato questa contrapposizione, solo che alla fine, attraverso una serie di manovre, brogli, situazioni varie, è stato sconfitto e di conseguenza è stato posto via. Quello Sì. che capiterà sarà una deriva sicuramente a questo qui, voluta tutta quanta dagli Stati Uniti, perché dietro ci sono gli Stati Uniti, sono felicissimi di questo meccanismo che si è inaugurato, felicissimi di inaugurare una nuova stagione di amore e accordo, fra virgolette, perché i pakistani sono stati l'alleato più ambiguo che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, che si sono sopportati soltanto perché strategicamente era una posizione assolutamente non abdicabile, non se ne potevano andare. E questo andrà a inaugurare un periodo di assoluta instabilità che può portare semplicemente all'inferno, perché lì ci sono cinesi, indiani, americani messi insieme nello stesso settore, pronti a scannarsi a vicenda su uno stato che sostanzialmente, badate che il Pakistan è sostanzialmente uno stato fallito da un punto di vista economico, è mantenuto dagli aiuti cinesi in buona sostanza. Quindi un paese che tra l'altro ha le armi atomiche Sì, e ne ha tante. lì non c'è il tempo, con l'India, cioè, si cominciano a lanciarsi il tempo, si tratta di questioni di pochi minuti. Va bene, allora io che cosa posso dirvi se non grazie, grazie infinite per questa serata di straordinario interesse, tra l'altro insomma avete tenuto inchiodati quasi 400, o più di 450 persone su un tema non facile, il che vuol dire che la vostra narrazione, la vostra anzi descrizione dei fatti è stata assolutamente appassionante. Io vi ringrazio, spero di avervi ancora ospiti del nostro format che insomma acquista valore e pregio grazie alle vostre testimonianze. E voglio ricordarvi che domani sera siamo ancora in compagnia del gruppo Macro, siamo con Simona Empoli finalmente dopo tanti accordi insomma che ci sentiamo per telefono, presentiamo ancora un libro di Lidia Maggioni, La scelta sostenibile, insomma tra quello che insomma sta succedendo, lei vive senza auto, noi abbiamo fatto questo titolo tra l'Overshot Day e il Climate Change, che sono le due, insomma, due aspetti della, come dire, del cambio di registro sull'economia verde più attenzionata in questo momento. Io vi ringrazio, anche Grazie a Lissi. voi. E A voi, buona serata, arrivederci. noi ci vediamo domani sera, ci lasciamo col nostro grido di battaglia, siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Ciao, alla prossima.